Sto per aiutare due ragazzi che mi hanno chiesto aiuto ad aprire per la prima volta la loro macchina, a voler scoprire questo mondo meraviglioso della maglia a macchina. Ovviamente potevo aiutarli via mail, ma ho pensato che alla fine si potesse far avvicinare altre persone, perché no, magari giovani, e creare una sequenzialità di video per aiutare ad aprire la macchina. È dedicato a Macchine Brother, passo 5, e con la possibilità effettivamente di poter accedere poi a tutte le parti del sito. E a proposito di sito, nel forum del sito creerò un apposito spazio in cui si potrà intervenire chi mi seguirà, inserire foto, dare suggerimenti, ovviamente inerenti alla lezione. Io lo chiamo videocorso, ma semplicemente perché la funzione sarà quella di un corso, ovvero vi aiuto, come ho fatto con me stessa, verso me stessa, a prendere possesso della macchina in maniera sequenziale. Quindi ci saranno ad ogni situazione un piccolo impegno, perché chi vuole dovrà capire che guardare un video ha una grande utilità. Ma se poi non vai a macchina è un passatempo qualunque come un altro, per cui io spero di essere utile. Dalla prossima volta inizierò proprio come inserire il lavoro sulla macchina. I ragazzi che mi hanno chiesto aiuto chiaramente non ne sanno niente, hanno comprato una macchina, pensavano che fosse semplice, facile, immediato, ma io l'ho sempre ripetuto, tutto è tranne che semplice e immediato, bisogna studiare, applicarsi, fare tanta pratica. Quindi, sperando di essere utile a tante persone, io inizio questa nuova avventura con l'anno nuovo e proseguirò quello che ho già iniziato e lasciato in sospeso per una serie di motivi personali, riferito alla maglia macchina per uomo. Quindi alternerò un po' video e corso. Quindi una playlist dove trovare tutti i video sequenziali nel mio sito e nel forum, e aggiungo il link, la possibilità di intervenire, partecipare come volete, e spero davvero di essere utile. Cosa serve per andare in prima lezione, diciamo così, anche se la parola non mi piace, ma è la più chiara per semplificarci la vita. Una macchina a schede Brother, qualunque modello, 840, io sono su una 3000, quindi voglio dire, qualunque macchina di marca Brother a schede e un pettine corto, che a seconda dei tipi di modello potrebbe essere anche più corto, ma inizieremo con le campionature, pratica vera e propria. Un bel peso di quelli da doppia frontura, se non lo possediamo, sono facilmente acquistabili. Il web ne è pieno, dai vari venditori in poi, su ogni social pure si trovano spesso appoggi proprio per la maglieria, e quindi non è difficile. Per tenerlo bene sul pettine a dentini, come si chiama, servono delle graffe di qualunque marca. I pesi non devono essere Brother. I pesi vanno bene di qualunque macchina, anche quelli industriali, come vedete in tanti miei video, sono più pratici, sono più comodi. Quindi, se non li avete all'inizio, per iniziare, va bene anche il classico pesetto Brother, ma non tiene giù. Questo serve soltanto come appoggio nei laterali e spesso nel traforato, ma questo è veramente un peso che non ha consistenza. Questo è in dotazione alla macchina, ma non è molto utile. Diciamo un bel peso, che se non lo abbiamo, insomma, basta un po' di fantasia e l'idea di fare un peso si fa presto a trovarla. Detto questo, un paio di punzoni, perché
inizieremo con anche l'utilizzo del punzone, quindi pratica vera e propria. E a questo punto mi auguro davvero che si avvicinino altre persone o magari macchine chiuse e messe via. Ovviamente io posso fare miracoli quanto voglio, mostrare quello che penso che possa essere utile o e lo è stato su di me, ma se non c'è applicazione, se nessuno va a macchina 10 minuti tutti i giorni e sequenzialmente prende pratica, tanto vale rimettere la macchina via oppure venderla. È un mestiere prima di essere un hobby e tutti i mestieri hanno bisogno di apprendistato, di buona volontà, di tanta tanta pratica. Ovviamente io consiglio sempre di avere accanto il manuale. Perché? Perché il manuale non è una cosa ibrida. Ci consiglia, lo vedremo perché vi mostrerò come i manuali durante le varie fasi ci aiutano. Quindi, se non lo avete, si scarica dal web tranquillamente. Se non è in italiano, va benissimo in un'altra lingua perché le immagini parlano da sole, non c'è bisogno di altro. Quindi, io parto con questa avventura sperando di portare chiaramente pratica sulla macchina. In maniera sequenziale, in maniera che e qui è importante, ogni diciamo lezione, non mi piace il termine, quindi fatico ad usarlo, scusate. Ogni lezione è legata alla precedente, è un crescendo, è un sapere da zero, piano piano ampliarlo. Il tempo che occorrerà, non lo so, andremo avanti a braccio, ma effettivamente, se lo applicate, poi magari mi lasciate un commento per dire, sai, sta funzionando con questo sistema, ne sono grata. Detto questo, senza indugio, era la presentazione del tutto e iniziamo.